Andrei Tarkovsky è uno degli autori che più amo e adesso appendo all'apice del cuore l'immagine di Andrei che in preda al male sorride con dolcezza a un pettirosso. Promuovere quella cultura di pace che possa avere un compito molto importante in questo momento di grande conflittualità, in questo momento di contemporaneità molto difficile che stiamo vivendo. Quindi questo messaggio che varchi un po' l'orizzonte che abbiamo davanti a noi e che possa risvegliare un po' le coscienze. La poesia si sviluppa sempre al confine tra ciò che noi sappiamo e ciò che noi non sappiamo. Addirittura io alle elementari scrivevo cose che poi venivano lette in classe, dall'insegnante mi diceva ma le hai copiate, le hai fatte, quindi c'era sostanzialmente un talento, come posso dire, che immediatamente mi ha portato dentro la dimensione del mio destino in qualche modo. Costruttore di pace, come si definiva Capitini, significa attraversare con il canto anche della propria vita, quindi anche con testimonianza integrale, tutte le contraddizioni del mondo. I poeti sono soli, naufraghi tra memoria e senso, pellegrini nel loro stesso mare. Poesia parla di sentimento, si rifà a qualche cosa che tutti noi abbiamo all'interno. La poesia è innocenza e in questo è molto importante, quindi riuscire a capire quanto sia possibile vedere ancora oggi da adulto il futuro con gli occhi di un bambino. La poesia nasce nel momento in cui siamo adolescenti, perché l'adolescenza è una terra in cui in parte siamo proiettati all'indietro, cioè verso l'infanzia, e dall'altra siamo proiettati verso l'età adulta. Guardami, tu che ci hai creduto, niente sarà più bello del tuo sogno vano, del tuo sognarmi primo, contro ogni fato. E la poesia è forse in tal senso, proprio perché è generatrice di immagini altre, è creazione di immagini non assodate, non passive. Ora che passeggiamo senza gambe, strisciando tra la folla calpestata dal silenzio assassino e le feste nucleari ci attendono al varco e sogniamo a brandelli tra i respiri delle bombe. Non si può dire che cosa sia la poesia, è stato detto da tanti, ci abbiamo provato a tutti probabilmente a pensare una definizione, ma evidentemente la definizione, la poesia è un indefinibile per definizione. Ecco, come diceva Tarkovsky ieri, a qualunque tu che rispetti, ecco, il tempo e l'identità dell'altra. A 13 anni sono uscita di casa perché mio padre non voleva che scrivessi poesie. La poesia è un'aspirina, la poesia lenisce il dolore, la poesia ti toglie dall'isolamento. La mia testa è piena di vento, ora che raggia la giornata, il mondo riappare dietro la sua feritoia, su questa terra graffiata dall'uomo e la sua maschera di sale. Ricorderai la dolcezza dell'albero che non voleva morire e ributtava e rifioriva ogni volta che lo tagliavi. Poi ho una seconda parte della vita in cui mi sono vergognato di essere poeta perché mi sentivo deriso, un po' anche buffo, magari non compreso. Nel sogno il ricordo del primo abbraccio anima tutte le mie parole. È l'avvento di storia tormentata. Il mio canto d'amore appartiene alla poesia civile. La vita non ci deve nulla. Noi invece le dobbiamo tutto ciò che siamo o che possiamo diventare. Ma può essere un mestiere la poesia, secondo te? Il mestiere della scrittura No, nel senso che se diventa un mestiere perde la grazia. Possiamo entrare nella mente, nel cuore dei nostri politici con la poesia? Potrebbe servire per migliorare il mondo, secondo te? Assolutamente no, perché abbiamo
detto anche stamattina che la poesia è alla ricerca della verità. Nella politica attuale la poesia è assolutamente bandita. Che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli bionde, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Joe.